Spero che insomma non sia. Sta ballando. Allora, siamo... No, a parte gli scherzi, sono veramente siamo contenti e felici di essere di nuovo qui alla Sala Umberto. Grazie Alessandro che ci ha invitato. È uno spettacolo dove, perché si chiama Il Delitto Perfetto? Perché Mr. Short, un genio, praticamente mette su una messa in scena, perché per dimostrare al mondo la sua intelligenza e dimostrare al mondo che è possibile il delitto perfetto. Oggi ci sono tanti gialli, no? Il noir va fortissimo, anche in TV, no? Si parla solo di omicidi, di assassini. Anche noi abbiamo scelto un caso del genere. La cosa fondamentale all'interno di questa commedia folle, perché è una commedia piena di follia, è questo, che la stupidità e l'imbecillità a volte può superare l'intelligenza. Di questi tempi ne abbiamo molti, molti esempi. Salve. No, scopro proprio di te. No, senso. Vorrei lasciare la parola a Luigi Di Fiore, che è il più giovane della compagnia. Sì, sì. E non so se vuoi dire qualcosa. Giovane, sì. No, devo dire soltanto una cosa. Sergio, tu mi hai voluto fortemente a tuo fianco e io ne sono ben felice e ci sono. Grazie. Fabrizio, dici qualcosa? No, dicevo che insomma l'autore si chiama Tristan, però fa ridere, senso. Cioè, e poi io lui fa Short, giusto? Io faccio parte della famiglia Short, quindi insomma un paio di Short. Venite, quando stiamo qui noi? A gennaio. Ma quando stiamo? Se siamo in agosto, anche voi, agosto. A marzo, insomma, no, però diciamo la commedia British la fa il testo, gli attori, per questo caso anche l'elemento sciocco è importante proprio per sottolineare quella surrealità che ha scritto Tristan. Sì, voglio chiudere così, giusto, perché dice, se no chiesto che è venuto a fare lui qua. E Sergio ha esordito dicendo commedia British surreale, infatti sono conosciuto proprio come tipico attore British surreale, lo so, nessuno mi conosce, però in realtà a me la cosa che fa molto ridere è che a mettere giustizia in questa casa molto British siano un ispettore e un sergente napoletano. Quindi questo fondamentalmente, quindi British sì, però in un codice comunque secondo me nostro. Grazie.